Álvaro Morata, attaccante spagnolo di talento, è attualmente in ferie con la sua famiglia a Porto Cervo, dove sta trascorrendo momenti di relax assieme a sua moglie, Alice Campello, e i loro 4 figli. I fan seguono con entusiasmo le avventure della coppia, in attesa del nuovo capitolo della carriera di Morata, che si appresta a indossare la maglia del Milan. La sua vita professionale e personale si intrecciano in questo periodo di transizione, mentre l'UEFA fa discutere su una possibile sanzione legata a polemiche recenti. Vacanza a Porto Cervo, momenti di relax e convivialità, la dolce vita della famiglia Morata. Álvaro Morata e Alice Campello hanno scelto Porto Cervo, in Sardegna, come meta per le loro vacanze estive. Trascorrono il tempo libero sulla spiaggia di Cala Granu, dove, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da una coppia famosa, si sono mostrati molto disponibili e affabili con i fan. Tra baci e giochi con i bambini, Morata e Campello hanno deliziato i tifosi con momenti quotidiani condivisi sui social. La famiglia, che non ha riservato alcun capriccio tipico delle star, ha dimostrato umiltà e convivialità nei confronti di chi li circonda. Il calciatore ha rifiutato di farsi un'idea di superiorità, dedicando tempo a chiunque desiderasse un selfie o una chiacchierata. La presenza a Porto Cervo non è casuale, Morata ha una villa a Cala del Faro e conosce bene la zona, avendo trascorso molte estati in compagnia di amici e familiari. Tra questi, spicca l'influencer Mariano Di Vaio, con la moglie e i loro figli, che sono intimi amici della famiglia. La preparazione al trasferimento a Milano. Dopo questa parentesi di relax, Morata si prepara al grande cambiamento che lo attende. Da luglio, la sua vita si sposterà a Milano, con un contratto firmato con il Milan per indossare la maglia numero 7 fino al 2028, soggetto a un possibile anno di estensione. Questo passaggio rappresenta tanto un cambiamento calcistico, quanto familiare. Morata è pronto a dedicare più tempo alla sua carriera e a trovare un equilibrio tra lavoro e vita domestica, affermando l'importanza di passare tempo con i propri cari. La decisione di trasferirsi a Milano non implica solo un cambio di residenza, ma un'intera fase nuova per Morata e la sua famiglia. Si prevede che i Morata si integreranno nella vivace vita milanese, abbracciando nuove opportunità sportive e sociali. La polemica UEFA, il possibile procedimento disciplinare, i motivi della sanzione. Mentre Morata si gode le vacanze, un'ombra si staglia su di lui e su Rodi del Manchester City. L'UEFA ha avviato un procedimento disciplinare nei loro confronti. I due calciatori sono stati accusati di aver intonato "Gibilterra è spagnola" durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna agli europei. Un canto visto da molti come una provocazione nei confronti dell'Inghilterra, che è stata sconfitta in finale. La questione del coro ha radici storiche, legate a vecchie rivendicazioni territoriali tra Spagna e Regno Unito. Sebbene i festeggiamenti per la vittoria siano stati accettabili in molteplici aspetti, il canto ha aperto un dibattito su cosa sia appropriato esprimere durante eventi pubblici e festivi. L'UEFA dovrà decidere se emettere una sanzione economica, sotto forma di multa, oppure una sanzione sportiva più severa, che potrebbe includere squalifiche. Le conseguenze delle decisioni dell'UEFA, l'impatto di una sanzione da parte dell'UEFA potrebbe rivelarsi significativo non solo per Morata e Rodi, ma anche per le rispettive squadre. Una multa economica sembra essere l'opzione più probabile, ma una squalifica colpirebbe entrambi i giocatori in un momento cruciale delle loro carriere. I tifosi e gli appassionati di calcio attendono con attenzione l'esito di questo procedimento, consapevoli di quanto possa influenzare la loro vita calcistica. Mentre Morata si prepara al suo nuovo viaggio con il Milan, la sua carriera continua a intrecciarsi con eventi che vanno oltre il campo da gioco,
sottolineando la complessità e le sfide che i calciatori affrontano anche al di fuori delle partite.